Comunque, detto, mi dispiace, ma sto per eliminarti dalle amicizie, quindi ti elimino dalle amicizie di Facebook ed elimino anche il tuo contatto dalla rubrica del mio telefono, perché io non voglio più avere a che fare con i Novax nella mia vita. Così come ho eliminato altri amici Novax e ho eliminato anche i rapporti che avevo con gli altri parenti Novax, faccio la stessa cosa con te. Per me la legge è uguale per tutti. Io purtroppo, per me essere amico di chi si affida a teorie Novax vuol dire essere complice di queste persone. Io non ho alcuna voglia di essere complice. Mi dispiace questa azione che sto per fare perché tu sei una bella e brava persona e non so come cavolo hai fatto a farti condizionare dai Novax. Proprio non arrivo nemmeno a capirla sta cosa. Ti ritengo anche una persona estremamente intelligente per esserti fatto condizionare dai Novax, quindi questa cosa non la riesco a capire. Ti riaggiungerò di nuovo volentieri alle amicizie anche in rubrica quando mi dirai ho capito che stavo credendo in tantissime cavolate dei Novax, mi sono ricreduto e mi sono andato a vaccinare, perché il vaccino probabilmente è l'unica via di uscita da questa situazione, quindi, cioè, per me fino a quando sei Novax non esiste. Se vuoi mi puoi anche salutare per strada se dovessi capitare a Cosenza e renderti ricambio il saluto, ma io ai Novax nemmeno mi ci sto avvicinando. Addio, Vito. Sarai nuovamente mio amico quando ti sarai vaccinato ed avrai capito che stai credendo a delle cavolate.